Io ho dedicato la prima parte al percorso della punibilità dell'uso e della sola detenzione degli stupefacenti. Il percorso della punibilità del tossicodipendente, se si vuole, o quantomeno dell'utente che ne fa un uso anche saltuario. E ho cominciato dal discorso fatto dal codice penale, quindi un discorso sicuro che sicuramente non spreca energie, insomma, nel eludere il tema. Allora, il codice penale in effetti non ha una politica di punibilità del solo utente, dell'utente, non ha una politica di... Ha due articoli, il 446 e il 447 del codice penale, dedicati a questo tema. Il 446 punisce chi fa circolare gli stupefacenti al di fuori delle regole stabilite dalle norme relative, e quindi si chiarisce che praticamente l'utente che riceve gli stupefacenti non è punibile. Quindi questo è l'articolo fondamentale. Segue un articolo del 447 che punisce coloro che danno accoglienza o organizzano un ambiente nel quale si fa uso di stupefacenti, nel quale si realizza l'uso degli stupefacenti. Ma anche questo, nonostante ci sia la punibilità di un articolo molto modesto come pena per chi frequenta questi ambienti, punisce la frequenza degli ambienti, non punisce il fatto dell'uso, punisce la frequenza degli ambienti. L'articolo poi segue una contravvenzione che punisce anche questa, non l'uso, ma l'uso disdicevole, l'uso clamoroso, insomma, chi viene colto in una situazione di flagrante utilizzazione e che dà un po' sul clamoroso e sullo scandaloso, viene punito in effetti con una contravvenzione, una pena modesta anche qui. È in parallelo con l'articolo 688 del codice penale che proibisce lo spacciatore, l'alcolista che viene trovato ubriaco nella strada, nel locale pubblico. In pratica quindi l'aggancio qui è tra stupefacenti e alcol, e abuso di alcol. L'articolo 153 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza contiene una indicazione per il medico che in definitiva dovrebbe e potrebbe comportare anche il ricovero della persona in manicomio più o meno, perché anche qui abbiamo un approccio legato al parallelo fra abuso di stupefacenti e
abuso e malattia mentale. Quindi complessivamente anche questo non è una punibilità del, ma una diciamo un intervento in qualche misura protettivo per la persona, protettivo come si pensava fosse all'epoca in cui il codice penale è uscito, protettivo della persona che doveva essere curata se era in una situazione critica. Complessivamente quindi il codice penale non contiene un una politica punizionistica nei confronti della persona per l'uso puro e semplice dello stupefacente. Bisogna arrivare molto dopo, cioè bisogna arrivare alla prima legge dello Stato italiano sulla sugli stupefacenti, che è del 22-10-54 ed è la numero 1041, che all'articolo 6 vedremo come si arriva a, c'è un'interpretazione creativa della magistratura, perché l'articolo 6 è combinato in questo modo: in sostanza si parte dall'autorizzazione che viene descritta negli articoli precedenti. Chi ha l'autorizzazione, chi è senza autorizzazione e fa il commercio ed utilizza, porta, esporta tutta una serie di condotte che poi si ripetono ad ogni articolo in materia, e in effetti tutti questi hanno, se violano le regole dell'autorizzazione, in effetti rispondono di un reato anche punito in modo abbastanza grave, non mai grave come poi accadrà, ma in effetti l'ultimo dei commi dell'articolo 6 contiene questa espressione che fa circolare la droga e comunque detenga. Il comunque detenga non è stato, è stato trascurato come nasca, perché è inquadrato sempre dal con o senza l'autorizzazione. Quindi non dovrebbe essere una sanzione che si rivolge al tossicodipendente come tale, all'utente come tale e all'utente di stupefacenti anche eccezionalmente, insomma, e come tale. E in effetti la giurisprudenza invece ritenne, dopo una diatriba che portò anche la norma alla Corte Costituzionale, conclude con l'affermazione della punibilità. È tanto più grave l'affermazione della punibilità che non prevede, proprio perché non era contenuta nel testo della legge del 54, non prevede e non regola una sanzione e la gestione della sanzione quando sia relativa ad un tossicodipendente o ad un semplice utente, perché in quei casi in effetti risponde del non ha regole che contengano l'effetto della sanzione, per cui praticamente
la sanzione ha effetto a prescindere da contenimenti, da previsioni particolari, è una punizione pura e semplice della condotta, del avere dello stupefacente nelle proprie mani. Comunque detenga. Questo è. Si arriva alla legge del 22-12-75, sono passati 21 anni dalla legge precedente, c'è bisogno di un po' di regole, proprio per la cosa che vi avevo detto alla fine. E le regole in effetti si trovano nella legge. La legge è la 22-12-75, è una legge complessa, articolata, che prevede anche la creazione dei servizi, si chiamano centri medici e di assistenza sociale, o CMAS in sintesi, in sigla, e in effetti è la legge della modica quantità, perché in pratica contiene una possibilità di non punizione di coloro che hanno, o di punizione limitata per coloro che hanno che vengono trovati con la detenzione di una modica quantità. C'è anche un articolo particolare che non punisce certe particolari condotte che possono essere riferite all'utente, è l'articolo 80 che prevede che l'utente che ha bisogno per cura, qui è molto generica l'indicazione della cura, non risponde del reato, deve essere trattato in modo da essere dissuaso dal medesimo, ma non risponde del reato. Siamo alla legge del 1990 che parte per abolire la modica quantità, che è il risultato essere la via di fuga che consente la sottrazione alla punibilità. Ecco, questo il contesto normativo della legge del 1975, è un contesto abbastanza tollerante di tutti questi vari fenomeni. C'è la legge 1975, la legge 354 si interessa dei detenuti e regola tutta la detenzione, la legge 77, il DPR 616-1977, che riepiloga e riregola l'assistenza sociale, negli interventi di assistenza sociale nei confronti, sopprime gli enti inutili e rilancia un po' quello il servizio per tutti. C'è la legge Vasaglia subito dopo, quindi che nel 78. Il clima è questo, è un clima tollerante e la tolleranza è espressa da questa modica quantità. Non va bene nel 90 questa modica quantità e quindi viene viene soppressa, sostituita dalla dose media giornaliera. La dose media giornaliera predeterminata, perché anche su questo si stabilisce una dose media legale, e quindi
è il testo che avremo e che dura per un po' di tempo fino all'ultima modifica. Però purtroppo per coloro che volevano sopprimere la modica quantità, in effetti non volevano la dose media giornaliera, arriva il referendum del 18 aprile 1993 che sopprime la punibilità penale per tutte reati, per tutte le condotte diciamo violatrici, chi comunque detenga che resta sempre il modo migliore per classificare queste condotte punitive nei confronti dei tossicodipendenti. Resta questo e poi viene tradotto nel DPR 5693 consente la non punibilità della non punibilità delle condotte di uso puro e semplice, la detenzione pura e semplice. Ecco, per questo nasce un discorso che poi seguirà le leggi relative al... Va detto per esempio che un articolo che stabiliva sanzioni penali perché inflitte dal giudice penale che era allora il pretore per le condotte che diciamo che punivano il semplice detentore, ecco. Quelle condotte venivano punite da questo articolo 76 che viene meno, viene soppresso con la legge successiva al referendum. Tutte le norme penali subiscono questo trattamento abolizionista e in effetti si crea una situazione particolare in cui praticamente uno, secondo la valutazione del giudice, non viene punito nonostante la quantità di stupefacente di cui viene trovato in possesso. Quindi c'è bisogno di una legge nuova, c'è bisogno, si tira avanti con la legge, quello che decide la conferenza di Palermo del 1993, poi arriviamo alla conferenza di Napoli del 1997 e nella conferenza di Napoli praticamente si dà atto che occorre una legge e una legge che sia più nella linea della legge del 1975 che non nella linea della legge del 1990. Ecco, viene istituita una commissione, la Commissione La Greca, che in pratica riduce, dà atto della riduzione delle pene che è necessaria perché le pene sono spropositate e quindi la Commissione La Greca viene attuata solo per una preparazione, solo per un
una legge particolare, che è la legge del 1999, che ha istituito l'articolo 47 quater, che è per i malati di AIDS e punisce, no, no, dà una misura alternativa per i malati di AIDS, che può essere o l'affidamento o la detenzione domiciliare, quale che sia la pena che viene inflitta, ed eseguita. Tutte queste problemi verranno affrontati dal progetto di legge Boato, che in pratica raccoglie, ed è l'unico che lo faccia, la legge, le indicazioni della Commissione La Greca, e il discorso si ferma qua, perché il progetto di legge Boato non ha un seguito, se non quello di fare compagnia al progetto di legge Fini, che diciamo rivoluziona l'articolo 2000, l'articolo, la legge del 1990, e diciamo avrà poi la ricaduta nel progetto di legge cosiddetto Fini Giovanardi, che ha l'esito che sappiamo con la legge. Io a questo punto ho finito un tema, che è quello della punibilità del detentore. Si è arrivati ormai alla punibilità massima ed estesa con la legge Giovanardi. Ma nell'articolato del 1990, nel testo unico 309-90, c'era un altro articolo che era interessante, ed era l'articolo 95 della legge. L'articolo 95 della legge 62. Del 162, perché la legge del 90 era 162, e in effetti, se ora mi consentite di trovare come legge l'articolo, detentiva nei confronti di persona condannata per reati commessi in relazione al proprio stato di tossicodipendenza deve essere scontata in istituti idonei per lo svolgimento di programmi terapeutici e socio-riabilitativi. Il comma secondo stabilisce che con decreto del Ministro della Giustizia si provvede ad acquisire case mandamentali e alla loro destinazione per i tossicodipendenti condannati con sentenza anche non definitiva. Diciamo, è l'introduzione alla lunga esperienza della
delle ICAT, cioè degli istituti a custodia attenuata, che però può essere svolta anche in altra direzione, in altro modo. Ora parliamo delle ICAT. Le ICAT sono istituti a custodia attenuata, come dice l'espressione, la sigla, e hanno uno sviluppo che dovrebbe contare sui mandamentali, dovrebbe contare sulle case mandamentali. Una volta acquisite dall'amministrazione, le case mandamentali erano dei comuni, quindi dovevano essere prima acquisite dall'amministrazione penitenziaria e poi utilizzate per queste forme. Sostanzialmente di case mandamentali che realizzarono queste cose ce ne furono poche. Ci fu la Sollicianino, come si dice, cioè l'istituto, la seconda casa circondariale di Firenze. Ci fu un tentativo che durò parecchio tempo e fu quello di Rimini, della ICAT di Rimini, molto poco carcerario, perché veniva realizzato in una casa esterna alle mura, veniva gestito da personale non in divisa e veniva realizzato particolarmente giovandosi delle offerte del territorio che comportavano la possibilità di lavorare, eccetera, eccetera. Quindi era quello di Sollicianino era un vero e proprio istituto, anzi a un certo momento veniva fuori il problema che probabilmente non era un modo per ridurre i termini, insomma, gli aspetti custodiali dell'istituto, ma era un modo di esasperarli, perché praticamente per la libertà che c'era nell'istituto, la possibilità di muoversi, di fare cose, perché sostanzialmente l'ICAT doveva realizzare effettivamente le cose che stavano scritte nella legge penitenziaria, quelle sul lavoro, sulla scuola, eccetera, eccetera. E in effetti questa diciamo attività di movimento che facevano le persone in effetti doveva essere seguito da un numero ecco il gatto va bene, ecco il cosa fu capace di muovere l'amministrazione penitenziaria e di non seguire nel modo più totale fu quello della costruzione di nuovi mandamentali, ne sorsero dappertutto, nei luoghi più disparati, e nessuno di questi arrivò alla realizzazione di un istituto a custodia attenuata. Solo Sollicianino era già fatto, era costruito come prigione scuola e venne quindi adibito a questo fatto. Ora, in effetti, una delle cose che si devono dire è che diciamo le ICAT dovevano in definitiva, venne anche la fase delle ICAT negli istituti maggiori, negli istituti più grossi, ne venne realizzata una a Napoli che si chiamava Girasole, se non sbaglio,
e poi venne realizzata a Napoli e a Padova. A Padova. È arrivibile la terza casa, sì, anzi la più dedicata e più classica. Non si riempirono mai. Fu misterioso il fatto che la attuazione della riforma in carcere venne sempre tenuta a giusta distanza da parte dei detenuti, non venne mai realizzata. Ora io devo dire, e scocciarmi per un altro momento, per che in effetti c'è un'altra utilizzazione dell'articolo 95 che non è stata sondata o tentata. In data 19 marzo 2008, scrivevo nella premessa questa proposta, è stato approvato dal Ministero della Giustizia e dalla Conferenza delle Regioni e Province Autonome il documento contenente le linee guida in materia di inclusione sociale a favore delle persone sottoposte a provvedimento dell'autorità giudiziaria, che prevede la realizzazione di un patto di inclusione sociale. Si deve prendere atto che l'articolo 95, costituente il testo unico delle leggi in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope, nonché la prevenzione e cura e riabilitazione dei rispettivi stati di tossicodipendenza, stabilisce che la pena detentiva deve essere realizzata in istituti idonei per lo svolgimento di programmi terapeutici e riabilitativi. Si deve prendere ulteriore atto che la situazione attuale degli istituti penitenziari, anche in considerazione dello stato di sovraffollamento, destinato a rafforzarsi ulteriormente, non consente di attuare i programmi predetti negli attuali istituti e che comunque la esecuzione della pena può essere, con effetti del tutto corrispondenti, eseguiti in regime di misura alternativa alla esecuzione. Si deve quindi tornare al documento menzionato all'inizio sulle linee guida in materia di inclusione sociale e prendere atto che a tal fine è indispensabile per il tossicodipendente l'effettiva attuazione di programmi terapeutici e socio-riabilitativi che, in mancanza di possibilità di realizzazione degli istituti di pena, dovranno essere attuati in strutture diverse in regime di misura alternativa equivalente alla esecuzione degli istituti. La conclusione è questa, è un progetto, la prospettiva di un progetto. Ho sempre questo vizio della progettualità che finisce male, che non è assolutamente seguito. Ma comunque vi posso dire, in mancanza di istituti idonei per lo svolgimento di programmi terapeutici, questa è una norma, è una serie di norme che sostituisce il comma 2 dell'articolo 95, quindi il comma 1 è quello che dice che vanno realizzati dove gli istituti per tossicodipendenti devono essere tali da poter consentire l'adozione e l'esecuzione di programmi terapeutici e socio-riabilitativi. In mancanza di istituti idonei per lo svolgimento di programmi terapeutici e socio-riabilitativi, anche in relazione al perdurante sovraffollamento degli istituti penitenziari, le regioni e province autonome, il Ministero della Giustizia, seguendo le linee guida in materia di inclusione sociale dagli stessi approvate il 18 marzo 2008, sono impegnati a costituire nell'ambito delle singole competenze territoriali strutture organizzate
denominate centri, questi sono strutture regionali, quindi non sono strutture provinciali, sono impegnate a costituire nell'ambito delle singole competenze territoriali strutture organizzate denominate centri per lo svolgimento di programmi terapeutici e socio-riabilitativi. E la sigla viene CESBOPRO. CESBOPRO. Per questo che non ha avuto successo. Centro svolgimento programmi. I centri vengono costituiti e sono gestiti secondo convenzioni stipulate per i singoli territori dalle regioni e dalle province autonome e dai provveditorati regionali dell'amministrazione penitenziaria. Tali centri sono gestiti dai servizi tossicodipendenze operanti nelle singole zone di pertinenza. L'assegnazione a tali centri è disposta su richiesta degli interessati che devono dichiarare volersi sottoporre ai programmi che il CERT indica. Qui c'è un salto che chi lo chiede all'associazione, a questi centri lo ha secondo nei centri le regole, la detenzione si svolge secondo regole che sono quelle degli affidamenti in prova al servizio sociale. In sostanza, in pratica, qui interviene il provvedimento del magistrato, che è un provvedimento di approvazione del programma, cosa che nella legge all'articolo 47 è previsto come deciso dal Tribunale di Sorveglianza e che qui viene attuato dal magistrato di sorveglianza. L'approvazione del programma è un provvedimento previsto e regolato dal effettivamente qui c'è un problema, che non c'è una ammissione vera alla misura alternativa, ma c'è un riconoscimento della misura alternativa da parte del magistrato di sorveglianza, che ha la scelta di stabilire le regole. Resta questa scelta. Cosa dire di questo programma, così stanno le cose? In pratica le misure alternative sono quelle che vediamo nel libro bianco e sono in calo notevole, anche se si può vedere che in pratica il calo è rappresentato anche dal relativo ricorso alla misura alternativa dell'affidamento in prova, che è quella classica prevista dall'articolo 94, e quindi si ripiega di solito sulla detenzione domiciliare da parte dei magistrati di sorveglianza che non hanno, che temono l'affidamento in prova come troppo largo e quindi lo restringono in termini di detenzione domiciliare, cosa che non è accettata dalle comunità, particolarmente che in pratica con le detenzioni domiciliari non hanno la possibilità di fare granché. In sostanza, che cosa succede sull'analisi delle ragioni per cui le misure alternative sono molto ridotte? Certo, è venuto meno
il clima che accompagnò l'esplosione delle misure alternative tra gli anni 90 e i primi anni 2000. Ma questo non basta. In effetti la legge Fini-Giovanardi, fra le o Giovanardi solo, in effetti ha un limite, no, ha un limite, ha un effetto particolare e voluto, ben voluto, fortemente voluto, ed è quello della restrizione, nel mentre aumenta a 6 anni, restringe fortemente le possibilità di ammissione alle misure alternative. Lo restringe fortemente perché in pratica attribuisce al magistrato di sorveglianza e non al pubblico ministero, che interveniva automaticamente, in effetti la sospensione dell'esecuzione della pena e la trasmissione al tribunale di sorveglianza. Quindi praticamente per una serie di ragioni la sospensione dell'articolo 556, cioè quella che è prevista per tutte le pene inferiori a 3 anni e a 6 anni se si tratta di un tossicodipendente, in effetti tutte queste misure, in definitiva era automatico l'intervento del pubblico ministero, tant'è che era anche eccessivo questo automatismo, perché sistematicamente c'erano persone che chiedevano, avevano, ottenevano la misura alternativa, la violavano e sostanzialmente richiedevano nuovamente la sospensione e la ottenevano ugualmente. C'era questo inconveniente, che era un inconveniente grave, devo dire. Cos'è successo oggi? È successo che appunto è ristretta, la cosa viene data non più al pubblico ministero ma al magistrato di sorveglianza, che agisce più restrittivamente di quanto accada al pubblico ministero, che faceva un provvedimento automatico. E quindi il risultato è che le misure alternative diminuiscono. Certamente le agenzie delegate non sono più quelle di una volta, quando in pratica vedere un tossicodipendente in carcere era considerato una sconfitta, una impossibilità di cura, e in effetti questo discorso però è penetrato nel, sia nei servizi che nelle magistrati di sorveglianza, I servizi probabilmente sono stati facilitati dalla mancanza di risorse sempre maggiore, dalla diminuzione nel numero degli operatori effettivi e dal clima che è diverso da quello di tempo. Io direi che vi ho seccati abbastanza.